Stefano Colice di Cagol, direttore del PECI, siamo nell'ala NIO, nell'ala nuova del museo, che torna a ospitare la collezione. Diventa un'intera ala dedicata alla grande collezione del museo. Come mai questa scelta? Per la prima volta abbiamo deciso di dedicare un'ala del museo in modo permanente alla collezione. Ci sono grandissimi nomi, da Lucio Fontana, Andy Warhol, Julian Schnabel, Monica Bombicini, Chiara Fumai, Liliana Moro, Anish Kapoor, quindi opere che andavano valorizzate e che è importante anche che ritornino a far parte del tessuto connettivo cittadino, ma anche che possano raccontare poi questa storia di 35 anni che il Centro Pecci ha scritto, perché dando una lettura anche dei fenomeni artistici nelle varie discipline che poi sono state effettivamente delle letture trasversali, quindi questa storia abbiamo voluto valorizzarla e renderla anche disponibile a chiunque visiterà il Centro Pecci, in modo anche da avere un'area che sarà fondamentale per il Dipartimento Educativo, quindi per le scuole, le università, ma anche le imprese che vogliono confrontarsi con l'arte contemporanea. C'è anche un'area nella prima sezione ampia dove ci si può incontrare per diverse attività anche performative, quindi un'ottica anche più delle media basate sul tempo. Com'è scegliere alcune decine di opere su più di 1000? È un'importante responsabilità, è un'importante responsabilità che però abbiamo scelta. Fatto in un'ottica di valorizzazione della storia del Centro Pecci, quindi anche i momenti importanti che ne hanno segnato l'attività di scouting, ma anche di presentazione dei grandi nomi, e però è stata anche una scelta pensata anche per una narrazione che possa avvicinare le persone all'arte contemporanea, quindi anche l'ambientamento di Forma Fantasma aiuta a lasciarsi andare e con curiosità esplorare queste che sono diventate delle vere e proprie sale da museo. Sì, come si vede alle tue spalle, sembrano tutta una serie di quinte, una dietro l'altra, teatrali, ma in realtà, oltre al linguaggio del teatro, che è pure presente, c'è il linguaggio del tessuto, no? Che è un linguaggio che ha molto a che fare con la città. Sì, da secoli l'attività pratese è anche connotata dal tessuto. Il tessuto ha una grande tradizione nella museografia italiana, basti pensare ad Albini, Franco Albini, Carlo Scarpa, quindi lavorare con questo materiale per me è stato fondamentale per poter anche raccontare qual è l'economia di un luogo, ma anche come questa economia ha creato anche un tessuto sociale, e quindi il mondo pratese entra all'interno di uno spazio che deve essere a servizio della comunità, non solo internazionale e nazionale, ma anche proprio di chi ha la possibilità di vivere quotidianamente questo luogo. Senti, vuoi mandare anche un messaggio sul un po' il bilanciamento dell'impegno di un museo tra collezione e mostre, no? Forse c'era stato, non solo al PECI, ma in generale, uno sbilanciamento negli ultimi anni verso le mostre. Adesso la tendenza è più invece di concentrarsi sulla collezione, addirittura sugli archivi, no? Come tanti musei fanno, e ti metti un po' in questa scia, no? con questa scelta. Una grande parte del museo viene dedicata in maniera fissa alla collezione, e solo la restante metà resta alle mostre, no? Sì, le collezioni sono il pilastro di un museo, una parte fondamentale, quindi è importante che vengano valorizzate e che diventino uno strumento poi per poter anche creare conoscenza e esperienza dell'arte. Quindi le mostre sono chiaramente un elemento importante per attrarre e continuare anche a raccontare e articolare un pensiero sul contemporaneo, però l'allestimento, per come l'abbiamo organizzato nelle quattro sezioni, vuole anche riflettere su quali sono i grandi temi della contemporaneità, le aree che ancora magari devono essere illuminate, devono essere un po' anche diventare fonte di interesse, e però allo stesso tempo essere a servizio di una struttura che, nel caso del Centro Pecci, con un'arena esterna, una biblioteca, un ristorante, un bistro, un cinema, un urban center, i laboratori di didattica, è effettivamente quasi una cittadella della cultura, e quindi questa diventa un po' una pietra miliare attraverso cui puoi articolare molte attività anche in altri campi. Parliamo di sostenibilità economica per un attimo. Prima, appunto, nei decenni passati si è puntato molto sulle mostre anche per quello, perché si riusciva in quel modo a mobilitare l'interno
interesse degli sponsor, no? Che sull'evento temporaneo magari erano più interessati. In realtà si è capito che operando in un certo modo anche una collezione permanente può essere interessante, di appeal, no? per aziende, per realtà che possono sostenere il museo. Come pensi di farla questa cosa? Allo stesso tempo fare magari una mostra in meno, due mostre in meno l'anno. È vero che si coinvolgono meno gli sponsor su quel lato, però le mostre sono carissime, costosissime da realizzare. No? Quindi come tieni in piedi questa cosa e come riesci a utilizzare anche la collezione privata per essere coinvolgente verso le realtà che sono indispensabili per la sostenibilità di un museo come le aziende? La collezione permanente? Permanente, sì. La collezione permanente in realtà è stato il progetto a cui ho iniziato a lavorare da subito, quando sono arrivato, e devo dire che ha raccolto grande interesse da parte delle imprese, proprio perché faceva tornare protagonista una storia che da più di 30 anni, quest'anno compiamo 35 anni, vede le imprese essere state coinvolte nella storia di questo centro. La formazione è fondamentale, quindi avere un luogo per cui anche le imprese si possano sentire protagoniste e possano anche utilizzarlo per fare formazione non solo al proprio staff ma anche a quello che verrà, perché uno dei grandi temi è anche il ricambio generazionale a tutti i livelli, è diventato un elemento di grande attrattiva in realtà. E con un progetto così visionario come quello fatto dai Forma Fantasma, con un nuovo anche illuminotecnica, ha permesso veramente di attirare un bel sostegno anche da parte dei privati, che penso continuerà, perché vogliamo mantenere viva la collezione con tante iniziative del Dipartimento Educativo, che inizia un percorso di arte e benessere per far sentire bene attraverso l'arte tante fasce d'età. Noi iniziamo dalle donne incinte, andiamo avanti fino all'età più matura, e se appunto io dico sempre un neonato può relazionarsi con l'arte contemporanea, chiunque non ha scuse e deve per forza venire al Centro Pecci. Le mostre poi sono sempre anche dei bellissimi progetti che continuano ad attirare l'attenzione. In un'ottica di sostenibilità la collezione sarà di sicuro però un elemento importante per anche in una regione così fortemente votata al Rinascimento, insomma anche all'arte, che ha un grande appeal di sicuro nel turismo e negli stranieri, avere un centro per l'arte contemporanea dedicato al contemporaneo, quindi anche un'architettura che parla a questo presente, è di sicuro un aspetto unico in questa regione, e il Centro Pecci fa parte appunto della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, e quindi questo è anche un importante elemento per noi di continuare a sostenere il contemporaneo in tutta la regione e essere questo cuore pulsante anche a partire dall'architettura e da oggi anche dalla collezione permanente. Ti faccio l'ultimissima domanda riguardo proprio alla collezione permanente del museo, che ha come caratteristica quella di avere un po' il segno dei vari direttori, no? Adesso il direttore sei tu. Come, in che modo pensi di dare questo segno? Quali sono adesso gli strumenti che hai in mano tu, a differenza dei direttori precedenti, per lasciare il tuo, no? Di lasciare la tua impronta sulla raccolta del museo? Penso sia importante continuare nel doppio binario di un'azione di scouting con nuove generazioni di sicuro, e anche invece acquisire i lavori di artisti pionieri che hanno potuto incidere anche nel panorama artistico italiano, qualcosa che anche con la Quadriennale nel 2020 abbiamo voluto mettere in luce con Sara Kosulic. Penso sia importante aprire sempre di più alla dimensione delle collezioni, anche alle comunità che compongono la città di Prato, che è una delle città con più alte comunità in Italia, più di 100, e continuare anche in un'azione di apertura verso artiste e tematiche anche legate alla marginalità, che non sono magari state sempre rappresentate all'interno della storia del Centro Pecci e che invece devono trovare sempre più un'importante rappresentazione. Di sicuro poi diversificare l'entrata aiuta anche a sostenere la collezione, per cui sto pensando a importanti progetti come Italian Council, OPAC, che di sicuro sostengono le istituzioni italiane. Con Diego Marcon stiamo realizzando la sua nuova opera, che presenteremo in anteprima a fine settembre all'interno di un percorso
unico pensato da Diego per l'Ala Gamberini, quindi più di 1000 metri quadri che Diego Marcon occuperà con le sue opere. Siamo veramente contenti di poter realizzare questa, che è un'opera che Diego ha prodotto proprio all'interno della città di Prato insieme alle manifatture digitali cinema, e quindi è importante sempre anche la relazione col territorio. Buon lavoro, direttore. Grazie.